Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto bene. Allora, siamo contenti perché è da tanto tempo che vogliamo fare questa cosa a Napoli. Ci avevamo già provato in passato, non ci siamo riusciti. Sono molto contento di essere qui. Io e Giuliera abbiamo già fatto praticamente un'intervista. Abbiamo parlato per mezz'ora di rap italiano, di Napoli. Fate un applauso a Giuliera. Come stai? Bene, bene, ma quanti ne siete oggi, mamma mia. Speriamo, frate, speriamo. Ma la maglietta del Napoli, se lo mostro, frate. Due. Oh, grazie, ragazzi, grazie a tutti, veramente. Bene. Noi prima in camerino stavamo parlando di ansia, no? E parlavamo di della release del disco che si è spostata più volte, no? Com'è stato? Come ti sentivi quando sentivi magari di avere il disco pronto e che non sarebbe uscito nell'immediato? Come ti sentivi? Com'è stato? Ma io volevo solo farlo uscire, cioè non ce la facevo più proprio a stare in macchina ad ascoltarlo, capito? Perché poi ti vengono sempre più idee, no? Quando noi facciamo un disco dobbiamo consegnarlo un mese prima. Calcola che io un mese l'ho consegnato, poi l'ho ascoltato, volevo cambiare cose, però il disco già l'avevo consegnato, quindi stavo morendo. Okay. Quindi doveva solo uscire. All'una, scattata all'una, mi sono sentito proprio leggero, finalmente, basta. Sì. Che cos'è che volevi cambiare di questo disco? Boh, forse ho pensato che era troppo... No, non intelligente, però non era un Emanuele che... Cioè, non era marchio registrato, non era come Emanuele, okay. Capisci? Ero troppo cambiato. Pensavo che le persone non mi... Non ti avrebbero capito? Sì. Però alla fine è successo, voglio, grazie. Tu come sei? Tu riesci a focalizzarti sul presente oppure sei già un step avanti, no? Il disco è uscito, stai già pensando alle prossime mosse oppure riesci a viverti questo momento? Non ce la fai? No, però stasera devo andare in studio, devo fare un altro pezzo subito. Te giuro. Già l'ho detto, vero? Perché il futuro, a me mi fa paura. Perché pensa che ho solo 23 anni e ho fatto un po' di cose, no? Sì. Ma io mi sento in ritardo. Come se non avessi già più, cioè come se non avessi già tutto sto tempo, capi? Quindi devo stare sempre un anno come minimo avanti. A volte scherzo, no, con le persone, i miei fratelli, dico, aiuto, non stiamo perdendo tempo. In Italia ci sta un rapper che sta registrando in questo momento. Dobbiamo andare a registrare, mo. Perché ho proprio la paura del futuro. Cioè, no, paura. È come se... Come se vorrei già essere pronto a quello che poi deve accadere in futuro. Sì. È un po' con Nostradamus, capisci? Sì, sì. E però che cosa non deve succedere nel futuro? Qual è una cosa che non deve accadere? Tu combatti per far sì che cosa non deve accadere? Che non perdiamo, fra. Napoli non perde, capisci? Immagina quante persone stanno dietro di me. Sì. Quante persone rappresento, bro, ogni giorno, capisci? Quindi... Questo Napoli in questo momento sta nella situazione più buona, nel periodo più buono. Questa cosa non deve mai finire, perché è venuto realmente un momento in cui noi eravamo proprio esclusi, capisci? Quindi in questo momento non deve mai passare. È solo noi, capito? Lo possiamo fare solo noi artisti, capito? Sta sempre Napoli, oggi si mette più forte. Cioè, è proprio palese, oggi, cioè, di che stiamo parlando? No. Sai, nel titolo di questo disco c'è la parola coraggio, no? Spesso quando mi capita di fare interviste o di parlare con giornalisti, la cosa che mi chiedono spesso è: ma tu non pensi che questi rapper stiano educando male le nuove generazioni? Qual è il messaggio che tu vuoi mandare ai ragazzi che sono magari nei rioni, che sono per strada, che sono in giro per Napoli? Giuliera, che cosa testimonia?
Io penso che i ragazzi dei rioni sanno perfettamente. Prendo un po' d'acqua, fra. Sì, non so dove sia, ma forse qua dentro. Sanno perfettamente cosa non devono fare. Ok. Non sanno quello che devono fare, però ogni giorno vivono cose e capiscono che la cosa non l'ha già fatto perché mi fa male. Ok. Capisci? Quindi genere testimoni alla fine quello che ha vissuto. Poi a qualcuno può servire, a qualcuno non può servire, però io racconto realmente la strada, però non la strada, il gangster, capì? Io racconto i napoletani come sono, al 100%, perché sono napoletano. Sì. Vai, andiamo con la prima foto. Mamma mia, frate, mi hai rotto il cuore, capì, in questo momento. Allora, io ti ho chiesto di mostrarmi una foto che per te poteva rappresentare la parola coraggio, no? E mi hai mostrato questa foto. Noi in questa foto vediamo una madre afghana che consegna il suo figlio ai soldati americani per dargli un futuro, no? Qual è la cosa più importante che tua madre ha fatto per il tuo futuro? Frate, mia madre mi ha dato tutto. Anche quello che non c'avevo. Capisci? Forse quello che più mi ha aiutato è quando mi ha lasciato. Ok. Mi ha chiuso in una bolla, no? E a un certo punto questa bolla è scoppiata perché è uscita per secondigliano, sono volato, capì? E quella bolla poi la doveva rompere, capì? Sono uscito in strada e alla fine ho pensato, ho detto, ma alla fine mia madre mi ha aiutato in questa cosa perché mi ha lasciato andare. Ok. Mi ha fatto, frate, ci dobbiamo fare, cioè ci ha fa male, se no non ci facciamo mai, no, questo, è inutile. Quindi se non sbagli, come sai che quella cosa poi non la devi rifare? Vabbè, questo gli diceva mia madre, diceva, ma hai già sbagliato, ho capito che tu mi stai insegnando una cosa, ma hai già sbagliato, cioè fai cosa meglio. Vabbè, quindi questa cosa mi ha aiutato per mia madre. Sì. E invece, rigiriamo la foto, no? Quella è una cosa importante che hai fatto tu per tua madre. No, lì vediamo una madre che lascia... Ah, ok, ok. Io per mia madre? Sì, la cosa più importante che hai fatto per lei. Però penso che per mia madre non posso fare niente, non posso ripagare niente. Perché lei, io gli devo dare tutto. Quindi quello che faccio, questo è normale. Perché mia madre, pure se do tutti i giorni della mia vita, tutti i secondi della mia vita, finché non muoio, è sempre poco. Perché è mamma. Cioè, io sto con qua a parlare con te perché mamma mi ha fatto, quindi gli devo dare tutto. Sì. Ma sì, all'infinito, sì. Capito? All'infinito, sempre. Cosa pensa lei quando ascolta la tua musica? Si domanda. Si domanda un sacco di cose, fa domande, cose. Mamma, che lo sapevo tu, queste cose. Vuole capire, capì? Però mi piacciono. Qual è il suo pezzo preferito? Il disco nuovo ancora lo deve sentire. In generale Mamank, Dreams, okay. Che poi è dedicata a lei, la mette. Immagino che io mi sveglio tutte le mattine con le mie canzoni. Cioè, capì? È proprio una tortura per me. Io mi sveglio, mamma, è basta, voglio bene. Però tutti i pezzi sono preferiti per lei, capì? Ritorniamo sul coraggio. Ti ricordi una volta in cui non hai avuto il coraggio di fare qualcosa? All'inizio che volevo iniziare a rappare. Volevo registrare cose, capì? Avevi paura? Sì, tantissimo, però. Ti giuro, perché sono sempre stato un ragazzo che stava in giro con persone, con i grandi, capì? Quindi ancora all'epoca la storia del rapper è ancora un po' censurata, capisci? Sì, è strana. Quindi avevo vergogna, capì? Che a me piaceva mettermi in nuira, i baggy, capì? E tu guardavano strano. E io mettevo scuro, non è quella cosa, cioè dicevo... Ma che è? Cioè, io sto facendo una cosa che mi piace. L'hip hop è cultura. Cioè, adesso l'hip hop ha influenzato anche la moda. Sì. Cioè, tutta la moda è hip hop, no? Quindi avevo. Questa è stata l'unica volta che non ho avuto coraggio nel rap. Che avevo paura proprio di iniziare. No? Sì. E invece, qual è stata la cosa più coraggiosa che hai fatto? Secondigliano. Ok. Poi ho iniziato, ho preso quel coraggio che non ho avuto, capito, precedentemente, e poi l'ho messo in atto. C'è stato un momento nella tua vita che ricordi perfettamente in cui hai detto ok, basta, da adesso in poi la mia vita è cambiata? Una volta l'ho detto quando ho lasciato scuola e volevo essere indipendente, no? Sì. Volevo lavorare, basta, chiedere i soldi a mamma, a mio padre, cioè avevo già
11 anni, 12 anni. La quinta elementare 10 anni si fa, e va giù. Quindi a 10 anni tipo. Sì. Basta, non voglio lavorare, non voglio andare a scuola. Che a parte non ero portato. Poi volevo lavorare, volevo essere indipendente, cioè non volevo chiedere mai soldi a mia mamma. Capì? Già mentalizzato, capì? Basta. Poi mia mamma mi il dava lo stesso perché. Ma io volevo essere lì. Capì? Da sempre. Sì. Ti dico, io sono stato a Napoli anche un po' di settimane fa, no? È una cosa che. Spesso, una frase che spesso sento dire ai ragazzi napoletani, ne parlavo con Vale, poi ho visto Lele, poi anche prima in camerino con te, bisogna sapersi comportare, è una cosa che dite sempre. Sempre, so. Che cosa vuol dire bisogna sapersi comportare? Il napoletano ci tiene, davvero a sta cosa. Ho visto. Te lo raccontavo prima, no? Se io domani metto una foto con dei soldi in mano. Sì. La prima persona che mi prende, capito, che mi prende male è mio padre, dice, ma stai facendo un fabbro sulla serie, se questi soldi sulla storia, non ti rappresentano. Pure in giro, il napoletano conta prima la persona che sei e poi quello che è calciatore e tutto il resto delle cose. Il napoletano ci tiene veramente, fra. Ci tiene, se io sto in giro, viene una famiglia, capito, vicino a me, con le figlie, con i figli, e dice, ti vuoi fare una foto? E io dico no, mi atteggio, mi fa. Fra, il napoletano ti odia. Ma è reale, fra, cioè, ma perché siamo così noi, siamo fatti così. Ci teniamo. E non hai paura che questa cosa possa essere, no, a volte non ti porta a un livello di stress, no? Dover dire sempre sì a una foto, oppure, dicevo, questo è il mio ruolo. Io sono consapevole, cioè. Se esco di casa, vado in giro. Sai cosa va incontro? Ovviamente, no? Sì. Però la maggior parte dei ragazzi che mi vedono in giro, no? La maggior parte dei bambini mi fanno, come mi piacciono, do giù. Perché parlano con me, fanno i discorsi. E che ti dicono? Tipo ieri, no? Siamo andati a sanità, per esempio. E passa questo, no, l'altro ieri, e passa questo bambino con sopra il motorino e dice... Cioè lì, ma che ci fai qua? Io fra rispondo proprio, capito, normale, come se stessi parlando veramente con un adulto. Ma perché? Molto sto. È reale, va giù, lo giuro, sta la mia ragazza, cioè. E lui fa, ah, come sei forte, ciao, ah. Cioè, capito? Questo per farti capire il bambino, che cosa... Guarda, sempre il mio camerino, no? Prendo sempre esempio, perché prima ascoltavo. Sì, abbiamo fatto già. Sì, sì, vi ascoltavo, vi guardavo. E ad un certo punto un tuo amico che era in camerino con te mi ha detto, lui mi ha salvato. È una cosa, per me è una cosa che ha un peso, è veramente incredibile, no? Io non so se vivo la stessa cosa che vivi tu, comunque ho una famiglia che... dipende da me, ho dei parenti in Angola che dipendono da me e io so che non posso sbagliare perché se sbaglio cadono come un domino tutti loro. Esatto. Tu hai 23 anni, io ne ho 30. Come vivi questa cosa? A me mi piace, fra. Cioè, la nostra ricchezza è proprio questo. Io non penso a fare cose sbagliate perché se perdo questo che ho, dietro di me devono sforzarsi un sacco di persone. Tanti ragazzi che stanno appresso a me hanno famiglia, prima facevano le loro cose, quindi diciamo, salvato vuol dire questo, capi? Quindi sì. Il rap ha salvato prima innanzitutto a me. Però non sono stato io a salvare loro, è stato il rap. Ti leggo una frase che hai scritto nel disco. Volevo diventare grande ma ho esagerato. Non la leggo in napoletano perché non. No. Ok. Volevo diventare grande ma ho esagerato, no? C'è stato un momento in particolare in cui ti sei accorto di essere cresciuto troppo in fretta? Ma questa cosa sai quando la vivo? Perché me la fa notare, no? Mia madre. Perché parlo con mia madre e dice ma tu sei cambiato. Ah. Sei non sei maturo. Sei troppo rosso. Cioè, a volte dice, ma tu parli come un sessantenne. Dice, ma perché? Tu parli come se stai perché. Ma volevo fare questa magia esagerata.
Frate, noi abbiamo veramente, cioè, abbiamo fatto per gioco, bro. Cioè, reale. Poi ci siamo trovati un casino addosso, siamo partiti con Cristiano, con Ciumma, capito? Stavamo con Mimmo a fare le serate nella Twingo, eravamo omologata per tre, eravamo sei all'interno, capito? Ok, ok. Capisci? Sì, sì. E questo, alla fine, questo è il crescere, capito? Poi, personalmente, nella vita devo crescere ancora un sacco, no? Però penso che a 20 anni non è te. Sì. Ce ne sono molti, molti, molti di più. Oggi vivi la vita che molti altri ragazzi vorrebbero vivere, no? Però immagino che tu abbia avuto un'infanzia molto difficile, no? Che cosa, se oggi tu potessi tornare indietro, che cosa vorresti nella tua infanzia, nella tua adolescenza? Una cosa che vorresti indietro? Cambierei nulla, fra. Che mi ha portato a questo? Poi la mia infanzia difficile non è stato, comunque, cioè, avevo la mia famiglia che faceva di tutto per me, capì? Sono stato io a fare delle scelte poi. Cioè, volevo andare a lavoro, capì? Queste cose qua, non è che ne avevo la necessità. È stata la scelta, capi? Perché poi dalle mie parti c'è molto questa cosa di con i bambini, no? Cioè, io da piccolo non sono mai stato con i bambini, cioè come me. Stai con i più grandi? Con i grandi, sempre, capi? Ma pure muore, stessa cosa. I bambini non stanno mai con i bambini. Cioè, se la fanno sempre con, cioè, con un ragazzo più grande, capisci? Sì. Se vieni nel rione mio, bro, stamattina mi hanno svegliato sotto al palazzo, sei bambini sui cross, mamma mia, ma che sta succedendo? Cioè, ma che cos'è? Per farti capire, no? Proprio avanzato tutto. Sì. Io non cambierei nulla, perfettamente nulla. Ti leggo, andiamo sul prossimo tema, che è la famiglia, no? Ti leggo una citazione. Nessuna piramide è più alta di un bambino sulle spalle di suo padre, no? Durante il documentario tu, mi è piaciuto molto le citazioni, soprattutto le risposte che ti dà tuo padre, no? Al fatto che tu sei ancora mio figlio, quindi ho cresciuto cinque figli, dice nel documentario. È reale. Dice, quindi a me non mi devi, a me non ci devi badare, no? Però qual è un regalo che tu potresti farlo per, potresti fargli per... Se glielo chiedo a lui, il regalo che gli ho fatto è questo. Ok. Se dico, pa, che vuoi? Cioè, che ti posso regalare? Lui dice, ma non è niente. Non mi puoi regalare niente. Perché già mi hai dato. Lui dice, no? Ma non materialmente. Lui è contento. Cioè, loro stanno tranquilli, ma non perché io gli do i soldi. Perché loro sanno che io sto bene, sto tranquillo, capisci? Sì. Immagina che mio padre, no? Si sveglia ancora e va a lavorare. Io vado a volte nella fabbrica, no? Perché ci sta mio fratello, che siamo una cosa, no? E lui. E lo vedo lavorare e mi sento male, te lo giuro. Perché dico, non ho già fatto niente. Sto ancora a zero. Perché mio padre sta ancora là, capì? Mi dimentico poi che mio padre è una sua scelta, capì? Che lui è così. Però mi sento male veramente, dico, ma perché? Poi ci penso e dico, io voglio essere come Is. Io voglio essere un padre come è stato lui con me. Come lo è ancora, perché lui ogni volta che si sveglia mi dà l'esempio. Ogni volta che si alza dal letto mi dà... Ma fa capire come si cambia. E a proposito di coraggio, lui è la persona più coraggiosa che conosci? Sì, però. È l'unica persona che quando parla mi fa sentire a disagio. Ok. Ti giuro. Che cosa ti rimprovera? Fortunatamente non lo fa, ma non lo sta facendo. Da un po' non lo fa più. Da un po'. Però quando parla, più che altro, non è che lo ascolto, lo ammiro, capi? Perché è proprio saggio, no? Anche se non dice niente, ti guarda e fa... Ragiono, non dire nient'altro, capì? E qual è l'ultimo consiglio che ti ha dato? Te lo ricordi? L'ultimo consiglio? Sì. Non spendere troppi soldi, forse. Sì, questo è stato. Hai un rapporto difficile col denaro? Sì. Vabbè, c'hai anche 23 anni. Abbastanza, giuro. Qual è una cosa che invece, oggi quando parli ti vedo molto legato alla tua famiglia, qual era invece una cosa che quando eri ragazzino non capivi di loro? Dei tuoi genitori? Non capivo, forse, che stavo in giro, no? Guardavo, stavo con i miei amichetti, diciamo. E loro facevano cose che io non facevo. Loro avevano un orario diverso, sai? Non capivo sta cosa, alla fine. Mia madre mi diceva sempre, ma io ti voglio bene. Oh. E poi sta cosa l'ho capita mo'.
Quei miei amichetti, mo, chi sta in carcere, chi sta? Io sto qua. Quindi ha detto, mamma, allora veramente mi volevo bene tu. Ok. Capì? Però non la capivo. All'epoca se piccerino vuoi uscire, vuoi... C'è sano? Sì. Ma tu sei convinto che se non avessi fatto il rap, avresti comunque fatto il rap? Sì, okay. Per forza. Dovevo fare il rap, ma anche nella cameretta da solo. Lavoravo però. Se non avevo fatto il rap... Stavo lavorando, stavo saldando, stavo piegando cose. Nel documentario ti ho sentito dire: io nella vita comunque farò sempre il rap e cercherò di fare sempre dischi rap. Tu a volte non pensi che sia difficile intraprendere una carriera come questa in un paese come questo, oppure dal tuo punto di vista dici no? Ci aspettano anni. Ma adesso il rap è difficile, cioè ci sono. Il rap non viene apprezzato assai in Italia. Parliamoci chiaro, no? I pezzi rap sì. I pezzi rap devi fare la cosa più aperta, più. Ma fu rap, frate. Cioè. Guarda, ti dico. Quando è uscito Money, mi ricordo che poi ti ho scritto, no? Sì. Quando è uscito Money, ero in ufficio con Ciro Buccolieri. Abbiamo messo play insieme e abbiamo detto, mamma mia, sembra una roba di Jay-Z. Sembra una roba che richiama quella cosa lì. Ho detto, cavolo, ci vuole tanto, a proposito di coraggio, ci vuole tanto coraggio ad uscire con un singolo come questo. Non so quanti altri artisti lo farebbero. Quello proprio è stato. Ci tenevo proprio a far uscire quel pezzo perché era quel tipo di pezzo. C'avevo altri pezzi nel disco che potevo cacciare e fare i numeri, no? Lo sai poi, cioè sì. Tutti quanti lo sappiamo. Questo pezzo è una hit, questo sfonderà, capito? Io sapevo che Mone era un pezzo rap. Era un pezzo tutto in castri, tutto rap. E allora l'ho fatto apposta. Io voglio rappresentare, bro. Non voglio stare in classifica oppure... Io già rappresentavo. Così duro 100 anni. Se io esco in classifica e vado primo e dopo 3 anni sono morto, non mi interessa. Lo devo raccontare alle persone, bro. Per sempre sanno più di me. Ma non di me, della mia musica. Quindi perciò Money e no tipo come vuoi, no? Ma so mi guardi in questo momento. Perciò Money che rappresenta i bambini, no? Che rap, che... Io fa roba di spessore, non la roba di plastica. Sono totalmente, mi trovi totalmente d'accordo. E... Quali sono le difficoltà che hai riscontrato però in studio, no? Realizzando i brani, qual è stato il brano più difficile da realizzare? Mi hanno detto tutti che sei una macchinetta. Tutti ma la difficoltà non la trovo mai. Eh sì, tutti mi hanno detto questa cosa che... Io mi diverto, andò. La mia musica, cioè il mio lavoro, ma è la cosa che amo di più nella vita. Quindi non trovo mai difficoltà. Posso dirti il pezzo che mi sono spogliato di più, mi sono andato più in intimità, capito che... Forse è ricchezza. Però è durato sempre mezz'ora, capì, la scrittura di ricchezza. Tu dici adesso io mi diverto, però c'è stato un momento in cui ti sei divertito meno? Sì. Quando è? Me lo racconti? Però quando... Io penso che tutti quanti nella vita abbiamo dei pilastri, no? Io so pieno. E quando perdi questi pilastri... Ti senti un po' da solo, no? Capisci? Io mi sentivo proprio tradito dalla musica quel momento. Cioè io ho odiato la musica per un momento. Però stivo male, perché io senza musica non so stare, capisci? Però mi sentivo tradito, perché andavo in studio e non ci stava. Per esempio, io se vado in studio, faccio un pezzo, posso lavorare a quel pezzo per 3 giorni, sempre lo stesso pezzo. Ok. Ne faccio 3 al giorno, ma se uno lo scelgo, lo lavoro per 3 giorni, finché non devo uscire. A me mi mancava quella figura che diceva, bro, basta, è buono il pezzo, fermati. La persona di cui ti fidi musicalmente, capito? Quindi mi sentivo un po' spaesato, cosa, andavo in studio di là, di qua, prendevo beat, rappavo, capito? Non mi piaceva nemmeno quello che stavo facendo, capito? Che non ci stava una linea, non ci stava un focus. Però alla fine mi sono trovato la musica. Cioè la musica mi è stata sempre vicina. Anche in questo momento in cui la odiavo, alla fine la odiavo perché per stare bene mi chiudevo in studio e scrivevo.
la odiavo, già facevo, perché non ero soddisfatto delle cose che uscivano. Calcola che io ogni pezzo che faccio, ogni... è una festa in studio, ti mando a cantare il pezzo, cosa, okay. Capisci? E in quel periodo non ce l'avevo questa cosa, ero insicuro, dicevo, ma perché? Eppure sono sempre lo stesso, sto scrivendo sempre la stessa roba. E questa sicurezza con quale brano l'hai riacquisita? C'è un brano con cui hai riacquisito questa sicurezza? Non l'ho mai più riacquisita, bro. Sto sempre... lavoro e basta. Ti posso dire una cosa? Ti posso dire che, guardando il documentario, ho scoperto la figura di Dat Boy D. No, nel senso, nel lavoro in studio con te. Cioè, mi sembra una persona che sa tantissimo di rap, una persona che è in grado di consigliarti e con cui hai un'alchimia incredibile. Esatto. Che non penso che tu possa trovare altrove, no? No, perché a parte che con Davide sono cresciuto, capì? Cioè Davide mi ha formato. Ok. Quindi ovviamente non... se vai in studio da un'altra persona tu non mi conosci, quindi lavoriamo e basta, capì? Ma per me Davide, il produttore, capì, fa il più forte che ci siamo in Italia, secondo me. Non la togliendo agli altri, però... Io penso che una persona deve avere un'identità. Sì. Ok. E Davide ce l'ha. Quando parte il pezzo, sai che le apro di Davide. Capisci? Quando faccio yeah, sai che sono chi? Pur si non agito niente. E che è l'identità. Davide ce l'ha. L'abbiamo costruita con il tempo. Ma è importante. Perciò penso che. Penso che Davide e io faremo tanto tutti quei dischi insieme che... Bravo. Ci vediamo al prossimo, fra. Sai, ti dico questa cosa per aiutarti nella domanda. Quando ho intervistato Ernie, lui mi ha detto che la cosa che gli scocciava di più è che quando andava dai produttori, tutti si aspettavano che facesse di nuovo Super Classico. Si aspettavano questa cosa. Qual è una cosa che ti dà fastidio che si aspettano gli altri da te nel rap? No, non lo so, forse penso che i produttori si possano aspettare da me, capi, che scrivo una strofa in 20 minuti, mezz'ora. E non mi dà fastidio, sono contento che si aspettano questo. Ti sento proprio tanto legato a Napoli, no? E anche prima in camerino parlavamo di questa cosa che per te è importante che Napoli sia al primo posto. E ci eravamo trovati a parlare di Lele, no? Di MV Kill, e tu ti chiedevi com'è possibile che un artista... come Lele oggi per molti non viene considerato un top 10 del rap. Ma che risposte ti dai a questa cosa? Bro, io c'ho una storia con Lele infinita. Però ti parlo di Lele, però cioè tutta la scena napoletana facciamo paura tutti. E penso che a tutti i rapper di Napoli dovrebbero stare nella top 10. Parti da questo, ma no perché sono di Napoli, perché in realtà, cioè, nessuno direbbe il contrario. Nessuno, sì, perché liricamente parlando. Ma per me Lele, che quando rappa, io mi spavento. Dico, ah, lei come si è forte. È incredibile. E a me è ancora più incredibile, le persone non... Se nominano la classifica dei migliori rapper italiani, non mettono Lele. Alcuni. Non lo mettono. Per me Lele è uno dei primi 4, 5. Sta sulla, cioè, sta sull'apice, eh. Posso fumare la sigaretta, no? No, sì. Non ti preoccupare. Tu non hai paura che col tempo questa cosa si possa un po' sfaldare, no? Sai, io vi vedo molto uniti, vi vedo sempre insieme. L'altra volta ho beccato Vale, mi parlava benissimo di te. Vedo Lele, mi parla benissimo. Cioè, vedo che c'è amore comunque, un amore vero e fraterno. Ma noi siamo così, sempre. Immagina ogni volta che esce un pezzo, ogni volta che facciamo un disco, siamo tutti quanti insieme. Oh, ma stanno qua. Cioè, ci sta Valerio, ci sta... Stanno qua, fra. Non penso che a Milano, quando hai fatto un'intervista a qualcuno, ci sia un altro rapper in mezzo al pubblico. Vero, vero. E questa è proprio la cosa che ci distingue, perché noi siamo... Quando io faccio un disco, quando esce Gelir, Langop,
Non ci sta Gelir, non ci sta o nel caso di Valerio, non ci sta Valerio, non ci sta Lele, ci sta Napoli. Quindi noi facciamo parte di Napoli. Quindi se vado prima in classifica, sta Napoli prima in classifica. Questa è l'unione che ci abbiamo, capì? E sta per sempre, non si toglierà mai, bro. Sempre a proposito di Napoli, credo che ti abbiano già chiesto, no? Di pensare per poter allargare il tuo pubblico, di immaginarti qualcosa non in napoletano. Quale sarà la risposta di Geolier? Farò sempre in inglese, ma no. Fatto un sacco di cose in italiano. La cifra. Quel giorno che farò qualcosa in italiano è solo per dimostrare ai rapper che lo so fare benissimo anche in italiano. Però prima di farlo in italiano dovrei cominciare a pensare in italiano. Cioè io parlo solo napoletano. Se parli in italiano, perché mi sto sforzando. È reale. Sì, sì, me l'avevi detto prima, sì, sì. Quindi lo farò sicuramente, ma solo per dimostrare che faccio paura pure in italiano. Stop. Allora, Ale, mi metti la foto 4? Maradona ha detto, io sono curioso di essere stato il migliore a Napoli. È vero. In che cosa sei il migliore a Napoli? Io? Domanda difficile. Mamma mia, frate. Cioè, sono proprio Napoli. Io posso stare dappertutto. Immagina che sono stato a Parigi con il Paris Saint Germain a tavola in un privé e cose. E io parlavo napoletano. Quindi penso che nessuno ha mai rappresentato, capito, appieno così, capito, Napoli. Ma nei gesti, nei movimenti, capi con me? Sono proprio un napoletano in merda, frai, tu giù. Ma non è per parlare di calcio, ma per rimanere sul tema del migliore a Napoli. Una volta Maradona disse, c'era la sensazione che il Sud non potesse vincere contro il Nord. E allora andammo a giocare contro la Juve a Torino, gliene facemmo 6. Stupendo. Sai che significa che una squadra del Sud gliene mette 6 all'avvocato Agnelli? Fare un disco di successo, fare successo con il tuo disco, vuol dire metterne 6 all'avvocato Agnelli. Esatto. 10. 10. È vero. Però non è perché il napoletano si sente inferiore. Non so in quale periodo storico Napoli o il sud Italia è stato messo sotto al nord. Non so che è successo, perché è successa questa cosa. Forse perché all'epoca al sud ci stavano terreni e quindi coltivavano e al nord ci stavano le fabbriche, questa cosa qua, capito, economicamente. Però il napoletano come il meridionale te ne proprio a cazzim. Vuole vincere. Vedi, Maradona è venuto a Napoli, ha preso tutto il dolore, perché sentiva il dolore delle persone e quella cosa che si sentivano inferiori, a Juventus, il Nord, lui è andato là e ha fatto il panico, capito? Solo per rappresentazione, perché lui voleva rappresentare. Maradona è importante per Napoli perché Maradona veramente ha rappresentato Napoli in tutto. Eppure essendo argentino, lui veniva a Napoli, cioè guarda, proprio i pacchi la faccia, con me, cioè come tu posso far capire? È stato importante proprio per noi, come sono importanti per le persone, capì? Che faccio prima in classifica, con un disco completamente in dialetto. Questo è importante, per me questo è importante, il resto non conta, capì? Che cos'è per te il successo? Per me il successo è mantenere, resistere, crearti rapporti, devi gestire gli equilibri. Tutti si credono che il successo di fare le foto, i soldi, cosa, tutte cazzate, vai, non ci stanno proprio, cioè non so questo, sono responsabilità, sono dolori, sono un sacco di cose buone, ma poi raddoppiate sono cose non buone, che devi resistere. Capisci? Per me il successo reale è perché posso offrire un lavoro a chi non ce l'amo, a chi prima faceva altre cose. Per me chi l'è successo? Stiamo parlando di Napoli, ho preso una citazione di un altro ragazzo però che vive a Milano ma che ha origini napoletane. Pacchi dice, io non mi trovo a stare con gli altri miei colleghi miei, ho bisogno di stare con persone come me.
che parlano la mia stessa lingua. Questa cosa riferita a te. In cosa parlate voi due la stessa lingua? In cosa siete simili? Quando vedi Paki, in che cosa lo vedi simile a te? Fai nei comportamenti. Siamo cresciuti a Napoli. Il napoletano si capisce. Ma senza parlare. Mi hai detto che non riesci a stare per più di 12 giorni a Milano. No, pure 10. Ah, ok. Perché bisogna ritornare, perché... perché questa cosa forse rovina anche un po' la tua arte, no? Il tuo approccio alla musica. Raccontami questa cosa. Devo tornare. Ma mi devo proprio sentire a casa. Non ce la faccio. Milano è bellissimo. A me mi piace. Però io prima me l'hai detto tu sta cosa. Ho detto Napoli è bellissima, però come a te ti fa Milano, a me me lo fa qua. Sì. Sei legato. È come se per 10 giorni finisse l'autonomia, capite, la batteria, sì. E devo tornare a ricaricarmi. Qui. Non sto bene a Milano. Sono consapevole che dovrò passare dei mesi pure a Milano, no? In un anno. Ma massimo 2. Ma io sono di Napoli. Voglio stare a Napoli. Guarda, prima di parlare degli Stati Uniti, voglio chiederti questa cosa, no? Che cosa ti disturba, cos'è che ti irrita del racconto che oggi si fa della strada? Che si atteggiano. Io conosco un sacco di persone che hanno fatto realmente la strada, non si sono mai mandati. Sono sempre stati quelli più silenziosi, sono sempre stati quelli più timidi. Io racconto la strada, ma io la voglio far capire. Io voglio far capire la strada veramente con me. Voglio far capire veramente Napoli con me. Capisci? Però solo stando qua poi realmente puoi capire un napoletano come la pensa su delle cose. E mi dà fastidio che si atteggiano sull'amico che prende 10 anni. Ma che ti ne atteggia? Tuo fratello ha preso 10 anni, tu ti atteggi. Io sto male. Non ci sta un mio fratello mo con me, che mo stava qua sicuramente, dai. Non mi sono mai atteggiato. Non l'ho mai raccontato, non l'ho mai. Non mai esaltato questa cosa. Me ne sto pieno. Però per me fosse proprio stupido a dire. Mio fratello ha preso 10 anni. Gang. Che gang? Sono mio fratello in carcere, mo, che era proprio la mia spalla, no? Stava sempre con me. Per niente, sta in carcere per niente. Perché a Napoli, anche se non lo fai, e per niente c'hai una situazione familiare, no? Che già ha avuto a che fare con queste cose. Tu l'hai fatto o non l'hai fatto? Paghi. Questo è quello che non capiscono questi qua. Mio fratello mi ha mandato un audio dal carcere, la videochiamata che si può fare una volta al mese, la videochiamata. Ma noi t'amo, sono con te. Lui sta male, io sto male, la sua famiglia sta male. Le persone qua soffrono per la strada. Ma che in realtà Napoli se ne fa? Non ci sta, capito? Non esiste. Sarebbe proprio stupido un napoletano. Cioè, non ho mai visto un napoletano che si atteggia per le cose sbagliate che ha fatto. Mai. Sta in silenzio e ascolta. Ma scusa, mi dilungo da passo. No. Questo ci tengo, capisco la cosa. Sì, mi arrabbio, dico, perché? Mi sono totalmente d'accordo. Ale, mi fai vedere la foto numero 9? Tu sei stato a New York, no? Com'è stato? Qual è un ricordo che ti porti con te di questo viaggio? Calcola che a New York sono proprio innamorato. Sono stato già 3 volte. E ogni volta sembra la prima. Sempre. È bellissimo. Questa volta a New York noi la leghiamo al disco, quindi se tu mi dici che cosa hai, ti dico il coraggio dei bambini. Che alla fine siamo entrati nel game da bambini. È
Poi abbiamo fatto cose, siamo andati a New York, abbiamo fatto concerti, abbiamo fatto robe, capì? Ma il coraggio che poi ci ha portato a resistere, a fare queste cose. Perché arriva a un certo punto, no? Che tu ti senti in alto e dici, wow, se cado da qua sopra mi faccio male. Ma stupendo, non è che mi faccio male. E sotto di me ci sono tantissime persone che mi mantengono. Se cado io, cado automaticamente un ciclo, no? New York fa, cioè, a me mi fa capire in realtà i problemi che noi ci facciamo non sono niente. Sono niente. Mi fa capire quanto siamo piccoli nell'universo. Poi mi fa capire pure l'Italia quando, come sta la rete. Succede anche a me ogni volta che ci vado. Mi rendo conto di quanto sono piccole le cose che ci preoccupano, no? Che se poi ti allontani e le vedi, capi? Sì, bravo. Che poi le riesci a formulare poi dopo. Cioè alla fine io stavo là e questo problema era gigantesco e mostro lontano. Alla fine è quello. Cioè non ci sta tutto sto pericolo, tutto sto problema. Non esiste. Tu riesci a fidarti delle persone? Della mia cerchia forse. Il resto non mi piace. Immagina che mo vedo ragazzi che all'epoca, no, stavo nel riunione insieme a loro, no? E mo mi danno a parlare, mo mi parlano, mo mi chiedono cose. Io gliele do sempre. Ma tu mi hai sempre snobbato. Come facciamo a fidi te? Bene. Se quando ero Emanuele, quello secco secco, tu non mi pensavi. Ma per quale motivo sei vicino a me? L'unica cosa che ho di diverso è questo. Io sono la stessa persona. Quindi vuol dire che tu non stai qua per Emanuele, ma perché si è creato, capito, intorno. Tupac dice la stessa cosa in un'intervista. Eh? Sì, Tupac dice la stessa identica cosa in un'intervista. Davvero? Sì. L'ho fatta apposta, voglio ve lo giuro. Questo è il tipo che si vede le interviste, cose. No. Sì, questo sì, ti porta a non fidarti delle persone che sono fuori dal tuo cerchio. Quanto tempo ci deve mettere uno per avere la tua fiducia? Qualcuno che non è dal tuo cerchio, no? Ma in realtà la fiducia si acquista, dipende. Io ho acquistato, ho fatto sì che le persone avessero fiducia in me quando sono stato tipo 3 anni con loro e non ho mai fatto niente. Poi capita quel gesto, sì, importantissimo. Tu lo fai, quello c'ha fiducia in te. Ti spiego. A me non me ne frega. Cioè, basta il gesto. Piccolino. Più piccolino è, più importante è. Non mi interessa che tu fai una cosa enorme. Cioè, fra, ti sto proteggendo dalla fine del mondo. Ovvio. I miei mi fanno da scudo. Perciò ho fiducia in loro. Capì? Ci sta una classica frase che a me mi fa divertire sempre, no? Pure amico là. Ma io voglio bene a Manuele, voglio bene a Geliev. Ma tu, a Manuele, quando l'hai conosciuto? Non lo conosci. Invece apprezzo più quella persona che viene vicino a me e dice, io ti ho conosciuto come Geliev. Poi ho conosciuto Emanuele e ho detto, che bella persona. Ok. C'ho fiducia in te. Mi hai detto la realtà. Ma chi viene vicino a me dice, io voglio bene a Emanuele, non a Geliev. Ma che significa? Non è vero. Non sei veritiero in quel momento. Non posso mai avere fiducia in te. Mi hai visto ora, domani non mi vedrai più. C'ho fiducia dei miei fan. Perché Maradona, noi c'aveva una cosa. Mi sembra che gli anziani lo dicono sempre a Napoli. Maradona è potuto non tornare a casa. Qualcuno l'avrebbe ospitato sicuramente. Qualcuno mi ospiterebbe a casa, voglio. Visto? Io c'ho fiducia, bro. Ti ho portato un regalo. A me? Sì. Come ti ho portato un regalo. Ti ho portato un regalo. E...
prima di farti vedere questo regalo volevo chiederti questa cosa. Pensi spesso alla morte? È una cosa che ti spaventa? No, non mi spavento. Però ci pensi ogni tanto? Sempre. Sempre? Sempre. E cosa pensi? Io voglio rimanere. Ma non voglio rimanere la mia faccia. Voglio essere importante. Per le nuove generazioni. Capito? Per quello che ho rappresentato in vita. Sì. Quindi la morte mi fa... La penso e non mi fa paura, perché è una cosa che non posso controllare. Fino a quel punto io devo fare di tutto, okay, per rimanere qualcosa. Poi la morte può essere pure che è un passaggio, non lo sappiamo. Alla fine. Perciò la penso spesso. Non la temo, perché io voglio fare di tutto per far sì che quando chiudo gli occhi lo faccio in un modo. Oggi è rimasto una buona eredità. Io quando ero piccolo ascoltavo i Gosang. Sì, anch'io. E il mio desiderio è che le nuove generazioni si sentissero a gelir. Con me non sentivi Gosang. Perciò penso alla morte costantemente. Ma non come la morte come punto di arrivo. Non è che ho paura di arrivare là. Se penso alla morte su di me, penso solo che ha già fambres. Però mi fa paura se poi l'accomuno con i miei genitori. Paura. La morte mi fa paura. Per questo la penso su di me. Penso solo che prima che arriva devo fare di tutto per far sì che la morte mi ha solo spostato dalla terra. Ma il mio ricordo ci sta sempre. E questo ti rende immortale. Nel disco fai una citazione Gosang, no? Sì, tu forse. Io sono una citazione vivente, no, dei Gosang. No, senti, Morgan, per me loro dicevano, no, voglio giro il mondo coi piedi o le parole, no? E io dico, voglio tocco fondo, dici, no? Voglio tocco fondo. Vorrei che affondo con me. Che affondo con me. No, ve lo dico così almeno chi non lo sapeva poteva. Ti porto il regalo allora, ti faccio vedere. Ma sei forte. Bam! Non so se ce l'hai già. No, ma come sei forte? Davvero, no. Ma nemmeno tu, Davide, mi hai regalato questo. Ma come sei forte? Grazie, fai un abbracciare, veramente. Bellissimo. Così ce l'hai. Non ce l'avevo. Ok, veramente. Ho avuto paura, pensavo ce l'avessi già. Wow. Poi pure riguardo la morte, capito? Sì, okay. Che poi è praticamente quello che hai detto tu, no? Sì. Ti fai di parlarmi dei tuoi rapper preferiti? Proprio in generale. Italiani? No, in generale. Anche solo, no, mi immagino che ci sono tanti rapper qui, no? C'è qualcuno che fa rap? Ok, non tantissimi, pensavo di più. Che cosa consiglieresti a questi ragazzi? Come scuola? Quello che ti dicevo prima, basta l'identità. Calcola che abbiamo fatto Emanuele quando era appena uscita la trap. La trap stava regnando. Sì. Noi siamo usciti con Emanuele. Un disco totalmente rap. In dialetto, boh. Lo dovevo dire prima, mi sono dimenticato. E alla fine basta avere l'identità. Alla fine tutti si pensano che... tutti quanti stanno facendo questa cosa qua. E allora devo fare pure io. No. Tutti quanti vanno a destra e tu devi andare a sinistra. Ti perdi. Nessuno ti nota, no, in mezzo a tutto sto bordello. Perché poi sicuramente c'è qualcuno che l'ha fatto già e lo farà meglio di te. Quindi devi far sì che la tua roba la fai solo tu. Quello che faccio io lo so ci fa solo io così. Nessun altro. E questo devono fare i nuovi rapper. Io se parto su un pezzo, bro, me lo mangio, capi? Ci tengo proprio, cioè è una sfida, è più una competizione per me. Il mio rapper preferito, però. Vai. Io sono partito... Mamma mia, quanti rapper ti devo dire, mo? Vabbè, 3. Vabbè, 50. Tanta roba. Per forza. Sì. Nas. C'eri a Milano a vederlo, no? Ovvio. Anch'io con i miei amici, bellissimo. Ti voglio raccontare un aneddoto di quella sera, no? Per farti capire, po'. Quando siamo piccoli, in realtà.
50 in concerto e stava a mezza scena italiana, sì, che usciva dalla porta dove uscivano tutti i fan. Io così fa, stavo dietro, no? Camminavo, mo stavo io dietro a tutto. Io poi sono molto, penso un sacco, no? E lo dissi a mia moglie, dissi, Vale, guarda qua, ci sto io, ci sta quello, ci sta quell'altro, ci sta quell'altro. Ognuno, capito, è enorme, no? Stiamo uscendo in mezzo alle persone. Per farti capire, insieme, quando siamo piccoli, vicino a una star. Ma chi è una star dei quartieri, bro? Quello è, quello la sai un po' la storia, sì, sì, diciamo. Sì, sì. Quello è proprio importante per i ragazzi del Queens. E io quello voglio raggiungere. Essere proprio importante. Ma non importante la foto. Ne ho bisogno. Capito? Io faccio solo il rap in napoletano. Perché la mia gente si lamenta in napoletano. Ama il napoletano. Ti urla, capito? In napoletano. E pensa in napoletano. Io lo devo fare in napoletano. Perché è come se in quel momento io fossi il megafono per loro. Come parlano loro? Io faccio i testi. Quello che c'ha Curtis. Ho fatto quel pezzo, spero come si chiama. Come si chiama? Come più è, boy? Beh, Cristina, come più è, boy? You know what I mean? No. Come più è, boy? Lui parla che sta andando a fare una rapina, no? Con i suoi amici. E lui dice, questo mio amico poi ha detto che noi stanno... Fa tutto un discorso. Pensa a lui quanto è importante per quei ragazzi. O sa la G-Unit, no? Sì, sì. Ci sta Tony Yeo, ci sta... Lloyd Banks, vabbè. Lloyd Banks. Bellissimo. Ma sono tutti quanti fortissimi, cioè io sono super... Hai visto Tony Yeo, ultimamente, ha fatto un'intervista dove... Capito? Dove props a 50. Capito? Sì. Ma senza 50, che avrebbero fatto? Sì, sicuramente poco o nulla. Però, sì, sicuramente poco o nulla. Sì, guarda, ti dico, io 50 penso che sia veramente stato uno dei rapper più influenti degli ultimi 25 anni, no? Proprio. Esatto. Io penso a un artista come Bubba che ha cambiato anche la sua estetica vedendo 50, no? I muscoli, eccetera, eccetera. Ma tu immagina la moda? Sì, sì. Ne parlavo con Lele in questi giorni, no? Della G-Unit Reebok, te la ricordi? Bro, cioè di là, io. Mamma mia. Tanta c'era la Witton all'epoca che, sì. Che odiava proprio i rapper, il mondo rap, Gucci, la stessa cosa, le boutique. Odiavano proprio sta roba. Mo è tutto hip hop. Cioè, Witton è hip hop. Gucci è hip hop. Il mondo mo è hip hop. Per farti capire questi qua, quando sono stati pilastri di sta roba, quindi sei mortale. Sai, un'altra volta, un po' di tempo fa, no? 50 droppa una foto di Dr. Dre e scrive nella didascalia: lui vorrebbe che io tornassi in studio. Però come la sensazione che 50 abbia anche un po' smesso, no? Anche perché fa soldi da altre parti, ha più di X show su Starz, eccetera, eccetera, e si è fermato, no? Tu quando pensi che ti fermerai? Quando pensi che dirai, ok, basta. Diciamo che 50 pure sta pensando ad altre cose, è più imprenditore. Sì, 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 è un imprenditore, tutti gli effetti oggi. Io non lo so, non so nemmeno se mi fermerò mai. A me mi piace, capito? Innanzitutto penso a rappresentare e poi a me mi piace proprio fare il rap. Io vado in studio, sto giocando, mi sto divertendo. Io non ci metterò mai di fare questa roba. E poi 50 non ha smesso. Dici che ha smesso di pubblicare? Ha smesso di pubblicare. Sicuramente, sì. Gli altri due chi sono della tua top 3? Prima mi dicevi Nas. Nas. Pensa che il primo pezzo che ho ascoltato, proprio rap in generale, è I Can. Ok. Che poi è stato preso pure l'influenza su Money. Ok. Ah no, ah, i bambini che fanno il correttino. Ok. You wanna è stato preso, capito, okay, da... Ok, è stato reso iconico per questo. Nas. Ah, siete partiti con quella reference in studio? No. Ah, ok. No, noi abbiamo fatto il pezzo. Abbiamo finito il pezzo, ho detto, bro, Davide, che deve campare 1000 anni. Si fa, io voglio i bambini che come cantano su I Can. Davide subito, fa impossibile.
non suoneranno mai come quei bambini là. Che è reale, no? Nas ha preso dei bambini del ghetto che non cantavano, non avevano scuola, non avevano niente. Li ha fatti cantare. Tu quelli, hai preso? Io ho preso un coro dei bambini. Ok. Capisci? Era troppo perfetto. Nas ha preso proprio l'imperfezione. Sì. Per me che l'imperfezione è perfetta, ma è impossibile da raggiungere. In questi casi è più facile raggiungere la perfezione che quell'imperfezione di quel pezzo. Sì. Perché là ci sono 5 bambini che cantano, stonano, ma è stupendo. Quindi è più difficile fare quella roba là che fare un pezzo che tu ti metti tutto preciso, tutto, e lo fai perfetto. Chi c'è nella terza posizione? Sono indeciso. Ok, tra chi? Perché per esempio non ti ho detto Biggie. Però per me già è, capito? Per me non lo conto, capito? Quindi togliamo Biggie, cioè. Togliamo Biggie, sì. Secondo me Kendrick. Tu l'hai mai visto in concerto? Mai. Guarda, ti dico, ti consiglio di andare in concerto. A Milano sei stato tu? No, io non sono stato a Milano, io sono stato a Los Angeles. Ma pazzesco. E poi l'ho visto anche a Stoccarda, se non sbaglio. Bellissimo. Indoor è un'altra cosa. Ma il disco nuovo? Col disco nuovo, sì sì. Mister Morale. Bello, ci voglio. Concerto più bello della mia vita. Ma pensa che spessore che c'ho. Mamma mia. Quella è tanta roba. Un altro disco. Oh, un'altra cosa, no? Kendrick è uscito con il disco? Tutte le radio in America pompavano il disco di Kendrick. Lo so, in Italia. Come fai qua? No, ma pensa proprio quanto era importante. Ma al di là che sì, in America il rap cosa si pompa. Immagina proprio quanto è importante Kendrick. Il peso specifico, no? Esatto. Sì, sì. Guarda, io ti dico, sono stato a Crenshaw, nel quartiere di Nipsey Hussle. Sono andato a vedere, volevo vedere lo store di Nipsey, no? Marathon. A Los Angeles? Sì, a Los Angeles, a Crenshaw. Io, quella cosa che dici tu, no? Del vivere dopo la morte. Ogni negozio in cui tu entri c'è una faccia di Nipsey Hussle. Ogni posto in cui tu stai c'è Nipsey Hussle. Una cosa bellissima. Bellissima. E questa è la vita. Un peso assurdo, veramente bellissimo. Una bella sensazione. Come Biggie. Sì, sì. Tu a Brooklyn, sì, sì. Entri in un bar, entri. Cioè, ci sono foto di Biggie dappertutto. Bellissimo. Come se vai sui quartieri, sta Maradona da tutto parte. Sì, sì. Bellissimo. Guarda, prima di chiudere l'intervista, volevo chiederti questa cosa. Questo disco aveva un altro nome prima di questo. Sì. Come si chiamava? 60 Days. 60 giorni? Sì. Perché? Perché siamo messi sto traguardo in testa, no, all'epoca, di chiudere il disco in 60 giorni. Perché avevamo tantissimi pezzi e ci volevamo dare un limite, perché se fosse stato per noi avremmo lavorato a un altro anno e mezzo, capì? Quindi ci siamo dati quel limite di 60 giorni, che poi alla fine non sono stati 60 giorni, quindi abbiamo cambiato, sì. Il titolo se ne va. Esatto. E quando è arrivato Il coraggio dei bambini? Quando l'abbiamo chiuso. Okay. Quando l'abbiamo assimilato, quando l'abbiamo ascoltato tanto di quelle volte, perché io l'ho scritto, ok, ma una cosa è scriverlo, è una cosa metterti in studio, accendi Dropbox e ti ascolti il disco. Ci sta pure una scelta, no? Lo sai, quella per primo, quella per secondo, sì. No, quella non va bene per seconda, metti la terza, mettila. Dopo aver fatto la tracklist, aver visto che proprio il nome era quello, cioè i bambini, il coraggio, l'abbiamo nominato così tante volte in questo disco che alla fine non poteva che essere questo. Si è mai visto il film Interstellar? Sì. Fa paura, bellissimo. Sì, sì, bellissimo. Sì. Sembra che già doveva succedere. Io ho fatto il disco, già se la chiama così. Per quello che ho raccontato, sembra che poi è stato un puzzle che dal primo, secondo, terzo pezzo, quinto pezzo, diciannovesimo pezzo, è uscito proprio fuori il nome, Il coraggio dei bambini. Sai, quando ho scelto il primo disco, dopo un giorno io ricordo che ero sotto casa di Shiva, non dimenticherò mai, lui ha preso questa macchina nuova, mi disse: Anto,
il disco di gioielliere era qualcosa di incredibile. Continuava a ripetere, ogni giorno, ogni... cioè proprio sempre. Continuava a ripetermi. Fai da me, Andri. E il disco... E dicevo, cavolo, che forma di rispetto, no? E poi, voi siete molto legati oggi, siete molto amici, poi ricordo che lui venne da Napoli a trovarti. Oggi tu potresti avere chi... cioè, tu avresti potuto avere chiunque nella tua tracklist, chiunque. Tutta la scena italiana per me sarebbe salita sul tuo disco. Sì. Come hai scelto i feat? Perché hai detto sì lui, lui no? Come sono arrivati? Come ma calcola che prima che faccio un pezzo con qualcuno, io ho un rapporto. Se io con te non c'è il rapporto, non lo faccio il pezzo con te. Io penso che la musica è un sentimento, quindi in quel momento ti sto dando il mio sentimento più grande che c'ho. Quindi devi essere mio amico. Ok. Se non lo sei, lo facciamo. Quindi l'ho scelto in base a questo pure. Sa guai che è Padamo. Quindi caso a parte, no? Lazza è uno dei migliori amici che c'ho nel game. Paghi lo stesso, Fratamo. Andrea lo stesso. Lele. Cioè, proprio mio fratello. Sfera. Con Sfera c'è un altro rapporto. Non l'avrei fatto, Fratamo. Però non li ho scelti, cioè non ho fatto il pezzo pensando di mettere poi un featuring. Ok. Ho sempre fatto i pezzi e poi su quel pezzo ho immaginato un featuring. Sì. Faccio l'ultima domanda. Abbiamo parlato di morte e di Ready to Die. E no, tu hai detto, ora per me sta nell'immortalità, no? Qual è un pezzo di questo disco che dovrebbe per te rimanere immortale? Ne puoi scegliere solo uno. Un pezzo di questo disco che per te dovrebbe entrare in quella cosa dell'immortalità. Ma già ci sta un pezzo immortale. Non mi ricordo il nome, vero? No, dico un pezzo di questo disco che dovrebbe essere immortale per te. È il tuo disco. Hai capito questo, fra? Non di quello, di te, il tuo disco. Spero che sia napoletano. Spero che sia Ricchezza. No, Maradona. Ok. Dove dico voglio due rilogi come dire Armando Maradona. Non me ne frega quale. L'importante è che è un pezzo che rappresenta. L'importante è che è un pezzo che rimane per sempre, no? Che fa scuola ai ragazzi. Forse non volevo fare questo. Ma già esagerato un po'. Grazie, è stata una figata. Grazie a te, frate. Grazie ragazzi. Grazie, Flavio. Chiedi gli applausi. Grazie, Mario. Grazie mille. Davvero.